Fiero, allegro, vivace, da sempre amico dell'uomo. Un prodigio della natura capace di affrontare qualsiasi sfida climatica. Ecco a voi il gatto norvegese delle foreste. La sua storia si fonde con la mitologia. L'imponenza di questo gatto è tale che la leggenda vuole che neppure il dio Thor sarebbe riuscito a sollevarlo. E la Norvegia è il suo paese di origine. Si narra che i vichinghi dell'VIII secolo abbiano importato dei gatti dall'Asia Minore per dar caccia ai topi. Per sopravvivere al freddo del nord, il loro manto e la loro pelle andarono naturalmente inspessendosi e adattandosi fino a giungere all'attuale consistenza. Vediamo ora di approfondire lo standard del gatto norvegese delle foreste. È un gatto vigile, compatto e muscoloso. Il peso varia dai 5 agli 8 kg. La testa ha la forma di un triangolo isoscele, il naso è di media lunghezza. Le orecchie sono di taglia grande, larghe alla base, aperte e leggermente a punta. Gli occhi sono grandi, a mandorla, leggermente obliqui. Il corpo è robusto e dall'aspetto imponente, non eccessivamente lungo. Il petto è largo e convesso e la sua struttura ossea e muscolare è massiccia. Le zampe sono lunghe, muscolose e dritte. Le posteriori più alte delle anteriori. La coda è lunga e portata alta. Ripiegata può raggiungere il collo. Pesante e ispida alla base, si assottiglia in punta. Il mantello è doppio, con pelo semilungo. Fitto e lanoso il sottopelo. Sono ammesse quasi tutte le tinte, incluso il bianco. E ora le sue caratteristiche e abitudini dalle parole di un esperto allevatore. Il norvegese delle foreste è un gatto autonomo, giocherellone, ma che ama allo stesso tempo lunghi momenti di relax. Ama particolarmente interagire con i bambini, e anche perché normalmente i bambini hanno molto più tempo da dedicare al gioco rispetto a noi adulti. E l'unica accortezza da utilizzare è quella di insegnare al bambino a interagire con il gatto e a rispettarlo. Il norvegese è un gatto con un carattere solare, difficilmente timido, e quando arriva gente in casa normalmente è un gatto che si presenta, non va a nascondersi per poi ricomparire una volta che tutte le persone sono andate via. Esigenze particolari: dotare la casa di un bel albero tiragraffi che serve per mantenere il gatto in perfetta forma, per farsi le unghie, per mantenere attiva la muscolatura e per dargli anche la possibilità di fare quello che a lui piace di più, ovvero di dominare la situazione dall'alto per avere sempre sotto controllo tutto quello che succede intorno a sé. Io mi sono innamorata del norvegese delle foreste per il suo look selvaggio, per lo sguardo fiero che incuta anche un po' di timore e sicuramente per il suo carattere dolce come lo zucchero. Se vuoi saperne di più, guarda gli altri video sul gatto norvegese sul canale YouTube di Royal Canin Italia.